Anzi. Allora, signori, eccoci qui. Eccoci qui che ci stiamo preparando. Siamo alle dovute distanze di circa un metro, anche se stiamo dentro la nostra abitazione. E allora, come promesso, facciamo anche noi questa nostra diretta per dare il nostro contributo a quella che è la situazione del momento. Visto che tutti quanti, insomma, fanno queste dirette, partecipiamo anche noi, no? Perché è una cosa, insomma, che possono fare tutti quanti, un contributo che possono dare tutti quanti, maestri, maestrine, professori e quant'altro. Allora, adesso io passo il telefonino alla signora e poi ci prepariamo, eh? Allora, un attimino qui come si cambia l'immagine, vediamo, eccola qui. Allora, l'immagine è cambiata. Adesso gli diamo il telefonino. Ok, allora, io proporrò una cosa molto molto semplice. Che è successo? Io proporrò una cosa molto molto semplice e non serve neppure che mi giro le spalle, perché è talmente semplice che penso che la possano capire veramente, veramente tutti. Allora, il nostro contributo questo pomeriggio è questo. Vabbè, a parte vabbè, le scarpe, la tuta, la maglietta, comunque ho bisogno di un altro accessorio per spiegarvi questa cosa. Un attimino soltanto che mi sposto qui nell'altra zona. E allora, un secondo. E mentre io mi posiziono, Miranda, tu seguimi, che poi andremo a spiegare quello che è la sorpresa di oggi. Allora, vediamo un attimino, sì. E possiamo, vieni, seguimi. Allora, intanto per questa cosa serve il grembiule. Serve un grembiule perché c'è la possibilità di sporcarsi, eh? C'è la possibilità di sporcarsi. Allora noi che cosa facciamo? Ci mettiamo il grembiulino, eh? Così stiamo un pochettino più tranquilli. Se riesco a legarlo, se no ci faccio un nodo, poi dopo taglio tutto quanto, dopo taglio tutto con la forbice. Allora, carissime allieve, nella nostra scuola la maggior parte, diciamo, sono donne, e però questa è una cosa mia, è una cosa che io tenevo a spiegarvi. Allora, ho preparato un pochettino di alimenti, no? Perché è un momento particolare, bisogna adattarsi e arrangiarsi a fare un po' tutto quanto. Insomma, partiamo dalle zucchine, ci sono le zucchine, poi qui c'è un po' di carne, fettine, abbiamo il prealpi, un chilo di zucchero. Ovviamente non metterò un chilo di zucchero in quella che è, insomma, la ricetta che andrò a proporvi. Ci abbiamo anche il concentrato, un pochettino di latte, abbiamo l'olio. Le banane no, magari queste servono come frutta dopo, sono capitate qua sul tavolo così per caso, insomma, però non è che potevo mischiare le banane con le fettine, perché sennò diventa un problema, diventa. Oppure, che ne so, le zucchine col pomodoro, no? Mi sembra un pochettino un casino. Ah, se possono mischiare? Va bene, allora le mischiamo, c'è la cioccolata col tonno, insomma, in pratica, vabbè. Poi abbiamo il sale. Il sale me lo sono fatto dosare, me lo fa mettere un poco, perché io ho l'abitudine di prendere la marcia, come si dice, tanto sale e metto questo cioccolata. Ah, questo è cioccolata, vabbè. Non vi preoccupate, perché qui è un problema di come mettere insieme la coreografia. Piano piano ci arriviamo. Allora, io e Patrizia, la maestra Patrizia Porcu, che spesso collaboriamo insieme, e allora mescoliamo tante cose, però poi dopo alla fine andiamo via via ripulendo, e di conseguenza io ho detto che questo è sale, invece è cioccolata. Ora ce lo sto attento, insomma, che non metto la cioccolata dentro a questa ricetta.
Oh, poi qui che cosa ci abbiamo? La fondente, la fondente. Ah, sempre cioccolata fondente. Iniziate ad immaginare che cosa può essere la ricetta. E abbiamo anche due bei kiwi. Due bei kiwi. Che non servono. Che non servono. Non servono a niente. Ci sono, appunto. Ci stanno. Ce l'hanno messi. Non ce ne può fregare meno. C'erano e ce l'hanno messi. Ecco. Poi alla fine... ci prenderemo anche un bellissimo caffè. No, il caffè serve? Il caffè serve, allora ce lo prendiamo prima, non alla fine. Allora, possiamo partire con la coreografia e con la ricetta, scusate. Partiamo con la ricetta. Prendete carta e penna. Allora, io chiedo scusa perché m'ero preparato un pochettino, no? Prendi la farina, prendi il sale, lo zucchero e quant'altro, però me l'ero preparato a memoria e la memoria purtroppo a una certa età insomma t'abbandona un pochettino. Allora vado a braccio, rinuncio a tutte quante le ricette che avevo preparato per voi, vi propongo una cosa semplice semplice per questa sera. Allora prendete una padelletta di media grandezza, antiaderente, possibilmente antiaderente. Perché? Perché andremo a metterci dentro la padelletta un goccettino di olio. Questo lo potete fare anche a tempo di musica, e se mettete la radio come sottofondo lo potete fare pure a tempo di musica. Un goccettino d'olio e poi ci andate a versare l'uovo che noi abbiamo già rotto e messo dentro al contenitore per esigenze di tempo, perché la produzione qui ci ha detto stringete un pochettino quei tempi, allora abbiamo preparato il tutto. Dopodiché andiamo ad accendere il fornello. Una volta acceso il fornello, l'olio, mettiamo un goccettino di sale, che non è questo, questo è cioccolata, questo è zucchero, questo è... E il sale non lo so dove sta, ma adesso lo troviamo, eccolo qui, sale fino, un pizzico di sale fino, su questo bel occhio di bue, rimettiamo il sale a posto, la ricetta è pronta, l'acquolina già che sale in bocca, per questo uovo fatto in padella antiaderente. Lo mettiamo sul fuoco, ecco, adesso mentre lui si cuoce... Sì, ma coprilo perché sennò schizza tutto e mentre lui si cuoce... dopo te faccio pulire. Vi ringrazio per la vostra attenzione, spero che abbiate preso spunto per quello che dovrà essere la cena di questa sera, perché non tutti ci siamo purtroppo attrezzati con grosse spese, carrelli pieni di roba, cioè... Stiamo agli sgoccioli e di conseguenza le uova in casa le avevamo, anche perché c'è l'offerta il vicino di casa, e stasera insomma noi ceniamo così, ecco, con questa ricetta che vi ho proposto potete anche voi cenare insieme a noi questa sera, tutti quanti insieme. E niente, mi auguro soltanto di rincontrarci al più presto per farci quattro salti in padella. Non in padella, però. Quattro salti in sala. Ciao ragazzi. Ciao.